Qui abbiamo un modello, credo che sia l'unico modello esistente, almeno di questa perfezione, di saltarello, che è una rete che in italiano di solito viene detta vollaro. E questa qui è una rete sempre per i cefali, che risale, viene descritta anche da Oppiano, che risale all'epoca romana. Che il cefalo era uno dei pesci principali, sempre essendo abbondantissimo nell'ambito delle lagune, faceva parte di quella serie di pesci, go, passera, anguilla e cefalo, che formavano il vito base delle popolazioni lagunari, perché erano quelli più a portata di mano. Questa rete funziona sempre con la marea, e con la marea i cefali che montavano su verso i paludi incappavano in questo sbarramento, quindi loro lo seguivano verso l'acqua fonda e entravano in questa spirale nella quale qualche pesce che non era cefalo ma magari poteva essere l'anguilla, poteva essere l'orata, entrava e andava a finire dentro di questo covolo che c'è qua, mentre i cefali, quando arrivavano dentro e si trovavano impossibilitati a uscire perché avrebbero dovuto seguire la marea, che invece loro stanno sempre contro marea, montando, a un certo punto venivano presi dal panico e per uscire fuori da questo spirale di cui non trovavano soluzione di uscita, saltavano fuori dall'acqua e incappavano in quella rete che stava fuori, perché l'acqua arrivava fino a dove c'è l'altezza della serraglia e poi questa qui era sospesa in aria, come vedete qua, e poi col sandolo il pescatore, durante sempre la marea crescente, andava a toglierli.